Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, sono qui in delegazione il dottor Paolo Righi, dottor Raffaello Dedemo e dottoressa Raffaella Frigeri. Chi prende la parola? Prego. Allora, Paolo Righi. Ringraziamo i presidenti delle commissioni e i componenti per l'audizione che ci avete concesso. Noi rappresentiamo gli agenti immobiliari, una categoria che è stata inserita in questo contesto ed è, mi viene da dire, l'unica residente in Italia che paga le tasse in Italia e che opera sul territorio italiano. Intervenendo con le nostre osservazioni all'articolo 4 del decreto legge attualmente in esame, non possiamo esimerci da constatare che la cosiddetta tassa Airbnb in realtà nulla c'entra con la società in questione. Ma il solo fatto che gli organi di stampa e molti componenti della classe politica abbiano avallato questa denominazione dimostra il fatto che la politica è molto lontana dal comprendere i reali fenomeni, anche fiscali, che stanno a monte della rivoluzione economica e sociale che le grandi industrie del web stanno generando. Il fenomeno delle applicazioni web che realizzano l'incontro tra la domanda e l'offerta non è contrastabile e non è contrastato dalla nostra federazione. Le nuove tecnologie sono la frontiera del rinnovamento e anche la nostra categoria da tempo si è attrezzata per stare sul mercato. Non vogliamo quindi essere tacciati di neoluddismo quando chiediamo, come faremo nel corso di questa audizione, una parificazione fiscale e normativa tra le aziende che dispongono di reti e servizi virtuali e quelle che dispongono di reti fisiche di prossimità. In Italia la professione di agente immobiliare è normata dalla legge 3989, oltre a trovare il proprio fondamento giuridico nell'articolo 1754 del Codice Civile. E per diventare agenti immobiliari è necessario aver superato l'apposito esame abilitativo, godere dei requisiti soggettivi di onorabilità, avere un'assicurazione professionale a tutela dei nostri clienti, mentre lo svolgimento abusivo della nostra professione è punito con sanzioni sia amministrative che penali. Ci chiediamo e vi chiediamo: le società che operano al digitale in Italia, mettendo in contatto le parti per la conclusione di un affare, così come cita l'articolo 1754 del Codice Civile, ma che hanno la loro sede in Irlanda o in altri paesi europei, debbono o meno rispettare la normativa italiana per l'esercizio della loro attività? Debbono o meno essere sottoposti allo stesso regime fiscale imposto a noi che viviamo e operiamo sul territorio nazionale? In Italia il Tribunale di Roma prima e quello di Milano poi hanno bloccato le attività di Uber principalmente per concorrenza sleale, così hanno fatto i tribunali di Parigi, Montreal e di tante altre città del mondo. Non è possibile né pensabile che chi vive e paga le tasse in Italia sia penalizzato nei confronti di chi lascia questo paese a favore di altri che dispongono di regimi fiscali più favorevoli. In un articolo di stampa apparso su Italia Oggi in data 3 maggio ultimo scorso, a firma Michele Damiani, si legge che Airbnb, quella della famosa tassa, nel 2015 avrebbe pagato allo Stato italiano 45.000 euro di tasse. Questo fatto, se corrispondesse al vero, dimostrerebbe la totale disparità di trattamento fiscale tra imprese operanti nello stesso settore. Se il governo non prenderà decisioni nette e chiare sulla questione in oggetto, alla luce del fatto che nei prossimi 20 anni gran parte delle attuali professioni saranno sostituite da applicazioni virtuali, nel nostro Paese gli unici a pagare le tasse rimarranno i dipendenti pubblici e i servitori dello Stato. Diciamo quindi chiaramente che con la tassa Airbnb non c'entra assolutamente nulla e dispiace ancor di più che per appoggiare una giusta e corretta necessità di lotta all'evasione fiscale, da una parte si criminalizzi la categoria dei proprietari, come rimarcato anche da Confedilizia nelle precedenti audizioni, e dall'altra si operi per far diventare sostituti d'imposta, nel breve tempo di 60 giorni, l'intera categoria degli agenti immobiliari. Sicuramente spiace dirlo, ma qualcuno ha sbagliato mira. Mi riferisco a quelle associazioni di albergatori che anche qui in audizione, anziché richiedere una parificazione di trattamento al fine di giungere ad un mercato più concorrenziale e trasparente, hanno pensato invece ad accusare i proprietari di case di essere evasori senza considerare che la nomea di evasore non può essere assegnata per categorie, in quanto gli illeciti sono sempre e solo soggettivi. Queste associazioni farebbero bene a chiedere scusa a coloro i quali dal 2011, essendo proprietari di casa, hanno subito un aumento della pressione fiscale
senza precedenti e farebbero bene a chiedere scusa agli agenti immobiliari italiani che da anni vivono, così come tutto il comparto immobiliare italiano, in uno stato di profonda recessione che non può e non deve essere aggravato da nuove incombenze. Reperire risorse concentrandosi sul recupero della presunta evasione fiscale attuata attraverso il ricorso alla figura del sostituto d'imposta, senza che adesso si accompagnino misure di vero e proprio rilancio, dopo la crisi che ha investito il settore immobiliare più di ogni altro, non può essere salutata con favore da chi si rapporta quotidianamente dalle difficoltà del mercato. Alla luce di quanto sopra, è lecito dunque domandarsi se il legislatore sia partito da giuste premesse e di qui si siano adottati i giusti strumenti. Soffermandoci nello specifico, sull'articolo 4 del DL 50, il presupposto da cui prende origine lo si rinviene nella relativa relazione tecnica, laddove è espressamente riportata un'indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Venezia sull'attività di accertamento in merito agli affitti relativi all'anno d'imposta 2015, a cui si ricollega l'introduzione al fine di contrastare eventuali fenomeni evasivi, oneri ed adempimenti che appaiono eccessivi ed ultronei. La disciplina fiscale ivi contenuta è infatti già in vigore senza necessità di alcun richiamo di legge. La cedolare secca esiste, le norme sull'IRPEF ci sono, la normativa è già esistente. Altrettanto ultronea l'introduzione dell'obbligo di ritenuta al fine di contrastare l'evasione fiscale, poiché sistemi di tracciabilità esistono già. Tali adempimenti, oltre ad essere quindi inutili, risultano eccessivamente gravosi, con la conseguenza che finiranno per favorire ancora di più l'abusivismo e l'evasione, poiché l'obbligo non avrà alcun impatto su chi già rispetta i propri obblighi fiscali, mentre chi già non vi provvede non sarà certamente indotto a rispettarli, anzi aggirerà l'intermediario, rivolgendosi eventualmente a chi intermedia abusivamente, con la conseguenza che vi è concreto rischio che si venga a creare un vero e proprio mercato parallelo, soprattutto e completamente estraneo al fisco. Non solo, il legislatore ha ignorato un altro aspetto di grande rilievo, ossia che i numerosi adempimenti posti a carico degli agenti immobiliari si pongono in contrasto con il regime di semplificazione perseguito dapprima con la direttiva Bolkestein e successivamente con l'introduzione della tessera professionale europea, di cui al decreto legislativo 15 di attuazione della direttiva. Si evidenzia al riguardo che chi presta occasionalmente l'attività in un paese membro diverso da quello in cui ha conseguito il titolo abilitativo non è quindi tenuto all'iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio e difficilmente rispetterà i nuovi adempimenti di legge, con conseguente inefficacia della norma, oltre che disparità di trattamento tra gli agenti immobiliari. Quindi chi ha sede all'estero e non lavora stabilmente in Italia, questa norma non gli interessa e continueranno a fare quello che fanno oggi, giustamente o non giustamente. Noi agenti immobiliari che abbiamo la sfortuna di essere residenti in Italia diventeremo sostituti d'imposta. Ci si chiede allora come mai chi ha calpeggiato le misure contenute nell'articolo 4, soprattutto facendo leva su una asserita concorrenza sleale per chi si avvale di una disciplina, l'allocazione tipica stabilita dal Codice Civile, con l'obiettivo di insinuare nel legislatore la convinzione della costante evasione fiscale, non abbia fatto il benché minimo riferimento alla concorrenza sleale di chi, attraverso portali immobiliari, mette in contatto le parti anche in Italia, senza rispettare i requisiti previsti dalla legge professionale per chi opera nel settore. Legge 3989 ed obbligo di iscrizione al registro delle imprese, e rispondendo a un fisco estero e non locale. È di questi giorni la notizia che l'Agenzia delle Entrate stia iniziando ad intraprendere accordi su questo fronte. È il caso dell'accertamento con adesione di Google. Ma sorprende che soltanto ore, soltanto come misura secondaria, l'amministrazione finanziaria vi ricorra per recuperare le risorse. Velocizzo perché vedo che vuole... Faccio salto alcuni articoli e comunque vi ho lasciato... Perché poi lascerà il contributo scritto. Però ci tengo a dire che l'articolo 4 per la categoria degli agenti immobiliari, che ricordo non sono mai stati sostituti di imposta, i 40.000 uffici italiani in 60 giorni dovrebbero essere capaci di
diventando sostituti d'imposta, di fornire comunicazione dei dati, le ritenute, il versamento delle stesse con F24, il rilascio delle certificazioni uniche, l'acquisizione dell'opzione del locatore con la cedolare secca in regime ordinario, la dichiarazione dei sostituti d'imposta, la conservazione e archiviazione dei documenti. Per ogni contratto ci sono 10 nuovi adempimenti diventando sostituti di imposta e anche solo con 20-30 clienti che effettuano ciascuno 4-5 locazioni all'anno si supera il numero di 100 contratti per ciascuno per ogni agenzia immobiliare. Quindi voi state mettendo sulle agenzie immobiliari italiane, non certo su Airbnb e non certo su chi ha sede all'estero, delle imposizioni che sono, non dico inaccettabili perché siamo italiani e siamo servitori dello Stato, però a questo punto bisogna e chiediamo che anche l'antitrust cominci a ragionare su questo fenomeno del web, perché se si è sul web è tutto accettabile, non ci sono leggi, non ci sono garanzie, non c'è nulla. Noi che siamo fisici, abbiamo queste reti fisiche di prossimità, allora chiudeteci subito. Allora noi vi chiediamo come proposte, solo 2 minuti, vi chiediamo questo, vi chiediamo di eliminare il sostituto d'imposta, se proprio volete il controllo noi siamo disponibilissimi a fare la comunicazione del contratto, la semplice comunicazione del contratto con le parti all'ente che ci direte, e questo penso che sia già possibile. Ricordo che la Guardia di Finanza può incrociare i dati, c'è la tracciabilità, quindi a nulla sfugge, basta schiacciare un tasto piuttosto che caricare imprese come le nostre che sono ancora aggravate dalla crisi. E comunque, siccome non siamo stati sentiti in precedenza da nessuno, chiediamo che nella redazione eventuale dell'Agenzia delle Entrate, dei regolamenti, ci consultino, perché io non so come dirvelo, ma come facciamo a formare 40.000 professionisti con tutto l'indotto in 60 giorni a fare i sostituti d'impresa? Chi ci va? Chi glielo spiega? Le tasse da 200 a 2.000, le multe da 200 a 2.000 euro. Guardate, io è anni che frequento, sono in commissione, rispetto alla politica così, ma questa è stata veramente una norma buttata lì, pensando di colpire Airbnb, e guardate che qui, e lo dico anche agli albergatori, hanno sbagliato mira veramente, hanno colpito noi e Airbnb e le altre società, visto che non hanno stabilmente la loro attività in Italia, continueranno a operare normalmente. Questo sarà il risultato, grazie.